ci siamo visti qualche mese fa in occasione dell'inizio di questo progetto, oggi invece è l'evento conclusivo, come è andato? Non proprio conclusivo perché ci attende ancora qualche evento nei primi giorni di giugno, però è andata bene, direi che è andata molto bene. Abbiamo avuto risposte convincenti in molti comuni, a Foggia, anche in molti altri comuni della provincia di Foggia. Potremmo dire che la memoria in diversi punti della nostra terra ha fatto sold out, registrando un'attenzione che non mi sarei aspettato, soprattutto dai giovani. Voglio raccontare un episodio che mi ha colpito moltissimo, che si è verificato a San Ferdinando mentre proiettavamo il documentario sul 1969, dedicato tra l'altro alle lotte dei braccianti. Bene, quando sullo schermo è comparso l'articolo dell'Unità che annunciava la vittoria dei braccianti, i giovani sono scoppiati in uno scrosciante applauso. E non succede tutti i giorni che un documentario registri applausi a scena aperta. C'è bisogno di memoria. Era questa un po' la scommessa che sottesa al nostro progetto, all'inizio del nostro progetto. Credo che i fatti ci stiano dando ragione. Non l'evento conclusivo dunque, ma comunque in dirittura d'arrivo. Allora le chiedo, l'evento di oggi invece in che cosa consisterà? Nel doveroso omaggio alla città di Foggia e alle sue vittime, in occasione dell'80° anniversario dei bombardamenti. E per questo ci piace affrontare questo, celebrare questo, con un evento culturale, qualcosa che è un evento in se stesso, perché dopo molti anni, direi 40 e passa, tornano a lavorare insieme Gianni Ruggero e Bruno Caravella, che sono stati due protagonisti della scena musicale foggiana degli anni 70. Loro sono i fondatori di quella indimenticabile esperienza di confine, se vogliamo, che è stata la musica, la scuola popolare di musica di Borgo Croci. Bello vederli stasera di nuovo insieme per ricordare le nostre vittime, per ricordare il sacrificio di questa città.